ci scusiamo, ma credetemi, non è dipeso dalla nostra volontà, perlomeno dalla mia, e neanche da quella di chi? Di chi, vi chiederete voi, in questa 29ª puntata di lui. Ebbene, sì, anche stasera è con noi opinion leader Giulio Castagnoli. Ci sei? Buonasera Giulio. Buonasera. Non è dipeso da te il ritardo, no? Stavi magari sistemando... Ero qui puntualissimo, come sempre. Stavi sistemando gli armadi, chiudendo qualche finestrone, no? No, tutto a posto. Ti vedo bello ringalluzzito, anche se ti ho promesso che sarà una puntata nervosetta, ma insomma, vediamo, dai, vediamo. Allora, gli argomenti della serata. L'argomento principale sarà i play-out, perché ovviamente c'è da capire se domenica prossima, ultima di campionato, 38ª giornata, vi ricordo, tutte le partite si giocheranno alle 17:30 in contemporanea, com'è sacrosanto e giusto che sia, se la Lucchese, dopo che ha battuto il Lecco per 1-0, riuscirà ad approdare a questi play-out. Vi faremo vedere fra poco anche una serie di combinazioni. Intanto vi diciamo subito che la Lucchese deve vincere a Città di Meda contro Renate. Gli altri due risultati, come è facile intuire, la sconfitta, ma anche il pareggio, non servirebbero a niente, cioè servirebbero purtroppo a sancire la retrocessione della Lucchese. Per quanto riguarda il resto della serata, ovviamente lo sapete, 360 1038 330. Io scusate se da qui alle 23 diventerò strabico, ma vedo diversi riflessi della mia immagine. Va bene, no, prendiamola così, perché tanto va bene, no? Va bene, ci sono cose ben più gravi. Tra l'altro nel corso della puntata dovrò rispondere anche a alcuni messaggi che sono già arrivati prima dell'inizio della trasmissione. Pensate, uno su Karl-Heinz Rummenigge e l'altro sul circuito di Spa-Francorchamps. A Giulio gli ho già parlato, vedo che sghignazza sotto i baffi, vabbè. Senti Giulio, sei un po' più, ti chiedo subito, in attesa che poi possiamo cominciare a vedere fra qualche minuto le nostre tabelle, le nostre immagini. Sei più, rispetto a giovedì scorso, sei un po' più tranquillo, nel senso, tranquillo relativamente. Sei, diciamo, un pizzico più fiducioso, oppure rimani ancora dell'idea che, e credo che sia così, non ti voglio dare già la risposta io, che sia tutto terribilmente ancora complicato? Ma è complicato sicuramente, ovviamente da giovedì scorso, diciamo in una settimana, abbiamo ripreso un po' tutti un minimo di coraggio, perché poi comunque la squadra domenica ha dato luogo a una prestazione convincente sotto l'aspetto di quello che è sempre mancato quest'anno, quindi della grinta, del modo di stare in campo, della determinazione, e quindi diciamo sgombriamo il campo dalle equivoci. Il Lecco, nonostante le defezioni che aveva come appunto titolari che erano squalificati o comunque infortunati come il portiere all'ultimo momento, il Lecco ha battagliato tutta la partita. Prova ne sia che è stato espulso un giocatore durante 90 minuti in campo, un giocatore della panchina, un giocatore a partita finita, e l'allenatore D'Agostino è stato veramente un fiume in piena per tutta la partita. Quindi sgombriamo il campo dagli equivoci, perché magari qualcuno potrebbe pensare che Lecco è venuto a Lucca a fare una passeggiata. No, in realtà scusa, Lecco... qui ormai da qualche anno, no? Quando diciamo qualche squadra, mentre adesso fra poco dovrebbero partire anche le immagini di Lucchese Lecco 1-0 con gol decisivo di Michel Cruciani su rigore, da qualche anno suol dirsi quando una squadra magari, non lo so, non ha le motivazioni forse feroci come l'altra, non ha più molto da chiedere, no? È venuto fuori il detto di squadre che si scansano, no? Quindi sgombriamo il campo dagli equivoci, il Lecco nonostante tutto non si è scansato, e no. Poi capiremo se lo stesso discorso va fatto per il Renate domenica prossima. Hai visto qualche progresso, anche piccolo, mentre adesso sono partite le immagini in Lucchese Lecco da parte della squadra, oppure sì, è la solita Lucchese? No, assolutamente. Se non fosse altro, diciamo, la Lucchese ha giocato con finalmente un centrocampista di regia come Michel Cruciani, nel posto dove Michel Cruciani sa giocare meglio, quindi davanti alla difesa.
ha adottato un modulo che, a mio modesto avviso, in questo momento qui è un modulo che va assolutamente riproposto. Perché? Perché comunque sia, al di là del fatto che copri meglio il campo col 4-4-2 rispetto ad altri moduli, comunque sia, la squadra a questo momento, viste anche le defezioni sempre di tanti giocatori, perché non ci dimentichiamo che la Lucchese mancano ancora 5-6 elementi, diciamo, della rosa. Comunque la Lucchese, ecco, ha giocato una partita pur non facendo niente di eccezionale, perché la Lucchese non potrà forse mai fare niente di eccezionale, questa Lucchese, però la Lucchese, ecco, ha giocato una partita, diciamo, accorta. Di Stefano è stato molto bravo nella gestione, perché è passato con l'attacco a 3 a 25 minuti dalla fine, quando cioè la squadra doveva fare il massimo sforzo nel tentativo di vincere la partita, perché sennò sarebbe stato tutto assolutamente inutile. Quando è passata in vantaggio ha ricambiato e ritornata, diciamo, a 2 davanti e a 4 a centrocampo, per cui dico, alla fine Di Stefano ha fatto quello che un allenatore deve fare, quindi leggere la partita, mettere gli uomini giusti al posto giusto, cercare di dare tranquillità alla squadra. La squadra è apparsa più tonica mentalmente, ma anche più tranquilla sotto certi aspetti, cosa che invece nelle ultime partite della gestione Lopez la squadra era terrorizzata, la parola giusta è questa. E quindi niente, alla fine la Lucchese ha meritato di vincere, perché poi ha legittimato anche con un palo nei minuti di recupero. E il Lecco non è stato a guardare, come si vede anche da questa piccola sintesi. Assolutamente, Pozzer ha fatto un paio di buoni interventi, la difesa si è ben comportata. Ecco la Lucchese che sarebbe servita tutta la stagione per evitare di essere messi come siamo messi ora a 90 minuti dalla fine. Ecco, senti, al di là delle annotazioni tattiche 4-4-2 e di Michel Cruciani, sul quale mi pare ci ha speso delle parole di elogio, che ha avuto, ricordiamo, anche, insomma, il non indifferente merito, fra poco lo vedremo, di andare sul dischetto, e lui è veramente uno specialista, un grande specialista, perché ha realizzato un rigore col pallone che veramente in quel caso era pesante. Hai visto qualcos'altro a livello individuale, qualche altro elemento che ti è piaciuto in particolare? Ma sì, della Lucchese? Ma sì, sicuramente a parte Cruciani, che è stato il migliore in campo, ma ho visto che da questa situazione hanno tratto beneficio un po' tutti i compagni di squadra, perché ovvio, quando c'hai diciamo un centrocampo che sia in fase di non possesso sia in fase di possesso comunque riesce a fare qualcosa di buono, poi alla fine ne trae giovamente tutta la squadra, sia in fase di, appunto, in fase difensiva sia in fase offensiva. Ho visto un Marchegiani che comunque, pur essendo ancora non al top della forma, ho visto un Marchegiani che comunque si è procurato il calcio di rigore, ha procurato l'espulsione del difensore del Lecco. Ho visto il solito Bianchi che, come vediamo, questa qui mi sembra sia l'azione del gol, si vede? No, non è l'azione del gol. Comunque ho visto il solito Bianchi sempre tutto fare là davanti, ho visto un Meucci più ordinato, perché probabilmente la mezzala riesce a rendere meglio. Ho visto, appunto, come ti dicevo prima, anche una difesa che finalmente non ha subito gol e non è andata neanche troppo in affanno, perché è vero che Pozzer ha fatto un paio di interventi, ma occasioni clamorosissime per il Lecco non ce ne sono state. Si accresce in te la convinzione che questo cambio della panchina, se c'è qualcosa che poi la società, tra le altre cose, dovrà rimproverarsi ancora di più, qualora purtroppo dovesse arrivare la retrocessione, è di non aver provato a cambiare, magari, come abbiamo detto altre volte, un mese e mezzo fa, 2 mesi fa? Assolutamente, Guido, lo sai che io, diciamo, da diverse settimane che te ne parlavamo in camera caritatis, perché poi quando facciamo la trasmissione chiaramente non possiamo essere sempre quelli che, qualcuno ci dice addirittura che siamo lecchini della società, però non possiamo neanche essere l'esatto contrario, cioè quelli che sfasciano l'ambiente, no? Quindi bisogna usare un po' di diplomazia, però te sai benissimo, e qualche amico mio lo sa benissimo, che io ero stato contrario fin da subito all'arrivo di Lopez. Poi è ovvio, in trasmissione dico che è l'uomo giusto al posto giusto per ovvi motivi, però, appunto, per, come ti dicevo prima, per non buttare benzina sul fuoco o sfasciare magari l'ambiente. E anche perché potevi essere anche clamorosamente smentito, Assolutamente. Il calcio è una materia molto strana e opinabile,
Tanto stiamo dando spunti anche ai nostri telespettatori. Non so se siete d'accordo, che il calcio è una materia molto strana, poco scientifica e molto opinabile. Purtroppo però, ecco, i fatti mi hanno dato ragione e siamo arrivati all'ultima partita a dover vincere per forza Renate, quando la Lucchese poteva tranquillamente avere quei, non dico tanto, non voglio esagerare, e credo di essere comunque sempre sul medio-basso, la Lucchese poteva avere tranquillamente quei 5, 6, 7 punti in più che l'avrebbero magari costretta a fare play-out lo stesso, però magari in un'altra posizione di classifica, senza l'assillo domenica di dover vincere per forza Renate, con una tranquillità diciamo diversa e preparare magari al meglio i play-out. Ecco, io credo che alla Lucchese manchino sicuramente 6-7 punti, ma facili, cioè 6-7 punti persi per incomprensioni, persi per moduli allucinanti, persi per sostituzioni non fatte, persi per quelle che Lopez chiamava sciocchezze, soliti errori, eccetera, eccetera, che poi erano anche suoi di errori. Allora, io credo che adesso possiamo vedere, perché stasera sarà importante, caro Giulio, puntualizzare quella che è la situazione a 3 giorni dall'ultima giornata. Prima però possiamo rivedere velocemente i risultati della penultima giornata, con la vittoria della Lucchese sul Lecco, e con gli altri risultati che alla fine sono stati in prospettiva favorevoli, perché poi quando arrivi in queste condizioni non puoi fare affidamento solo sulle tue forze, devi contare anche sui risultati degli altri, e mi riferisco al pareggio del Livorno con la Pro Patria, con Livorno che pure era in vantaggio, e alla sconfitta davvero clamorosa della Pistoiese in casa con il Grosseto, con la Pistoiese che ha giocato, se non ricordo male, correggimi Giulio, per larghi tratti anche in superiorità numerica, no? A questi risultati dobbiamo aggiungere poi il pareggio 2-2 tra Pontedera e Provercelli nell'ultima partita che mancava da recuperare, quella giocata ieri allo stadio Mannucci. Ne consegue questa classifica. Naturalmente c'è stato il big match con la vittoria del Como per 2-1 sull'Alessandria. Tra l'altro è stata una bellissima partita, ho avuto modo di vederne un largo spezzone, devo dire che veramente in quel caso, Giulio, si è visto anche un bel calcio, cosa che quest'anno è successa raramente, non solo nel caso della Lucchese ma in generale. Questa è la classifica a 90 minuti dalla fine, stasera la leggiamo un po' attentamente perché mi sembra giusto. Como 72 punti, il Como è promosso in Serie B e questo è il primo verdetto della stagione per quanto riguarda il nostro girone, il girone A. Poi seguono Alessandria 68, Renate e Provercelli 62, Lecco 60, Pro Patria 58, Albino Leffe 54, Juventus B e Pontedera 52, Grosseto 51. Al momento la zona playoff si chiuderebbe con il Grosseto a 51. Seguono Novara 49, Olbia 47, dall'Olbia 46, Olbia 47, Piacenza 46, Pergolettese 44 e Carrarese 43 sono fuori da ogni gioco, sia per andare ai playoff sia perché non rischiano nulla in zona retrocessione. Invece, dai 41 punti della Giana ai 40 del Grosseto, queste due squadre chiaramente possono rischiare ancora i play-out, non è detto, ma possono ancora rischiare i play-out, sicuramente sperano a questo punto nel play-out, la Pistoiese e la Lucchese a 31, messe in quest'ordine perché ricordiamo che se arrivano a pari punti la Pistoiese è in vantaggio nei confronti della Lucchese, e il Livorno che è tornato ultimo con 29 punti. Tra poco, adesso abbiamo tanto dato questi primi numeri, possiamo tornare in studio, tra poco vedremo anche una tabella che abbiamo preparato stasera con il nostro Marco Cervelli che ci farà capire quello che può succedere domenica dalle 17.30 alle 19.30. Ti chiedo, Giulio, intanto se il successo del Como alla fine è legittimo. Beh, insomma, quando una squadra vince poi alla fine ha sempre ragione comunque. Non so se hai visto anche tu qualcosa di questo big match. Infatti è stato bello che alla penultima giornata le prime due squadre se lo giocassero, no? In un confronto diretto. Auspicabilmente sarebbe bello fosse sempre così. Vittoria legittima del Como secondo te? Ma allora, la partita l'ho vista anch'io e come dicevi giustamente te è stata una partita di livello e forse una delle poche.
Chiaramente, sai, il Como, diciamo, dalla fine del girone di andata a domenica scorsa, di fatto ha fatto corsa di testa. Ha avuto qualche passaggio a vuoto che l'aveva un po' riportata così, nel mucchio. L'Alessandria, da contraltare, ha fatto una rincorsa meravigliosa, perché l'Alessandria era, diciamo, a metà classifica, ha scalato posizioni su posizioni. E se mi chiedi se la vittoria del Como è legittima, ti rispondo di sì. Però ti dico anche che onestamente pensavo che l'Alessandria, sull'onda dell'entusiasmo, sulla scia di vittorie, di risultati utili consecutivi, potesse, visto che anche il Como qualche passaggino a vuoto l'aveva avuto, potesse andare a Como a vincere la partita e addirittura a ribaltare la classifica alla penultima di campionato. Così non è stato, sinceramente, da una parte è giusto così, però l'Alessandria per l'ennesimo anno consecutivo si troverà costretta a fare, diciamo, i playoff, che come tutti sappiamo poi alla fine sono una lotteria, perché mi divertivo anche a guardare le altre compagini degli altri gironi. Cioè, siamo di fronte a piazze di assoluto valore con un blasone incredibile, quindi l'Alessandria se la dovrà vedere, secondo me, con Padova, Perugia, Cesena, Modena, Bari, piuttosto che Palermo. Bari, Palermo, Foggia, Qualche squadretta, Avellino, via, c'è qualche qualche squadretta, squadretta, sì, diciamo. diciamo squadre C'è come qualche squadretta, recente. c'è qualche Sì, squadretta. sì, No, sì, sì. non so se sapevi, a proposito del Como, ora non è che noi la trasmissione la facciamo sulla Lucchese, ma ci sembrava anche giusto, insomma, a modo nostro dare al Como quel che è del Como. Leggevo proprio in questi giorni, in queste ore, dopo la vittoria dell'Ariani, che il Como ha una proprietà. Il futuro del Como, diciamo, potrebbe essere anche radioso, eh? Poi sai, Eh sì, con è questi chiari di luna, no, no, con questi chiari di luna che arrivano i vero, cinesi, dici ora spacco il mondo, calcisticamente parlando, e ti ritrovi che non pagano gli stipendi, no? Tanto così per essere, per non girare, per non fare come Magellano. Lo sai quello che fece Magellano, no? Quindi. no, mi volevi dire che il Como è una proprietà indonesiana, se non sbaglio. Sì, ma non è Toir comunque. Mi dicono che non No, è no, Toir. no, no, è una proprietà indonesiana. Tra altre cose, sono due fratelli che sono fra i 100 più ricchi del mondo. Hanno un fatturato stellare, buon per loro. Beh, fra i 100 essere fra i 100 è tanta roba, eh? Perché Sì, l'altro giorno anche sentivo, ora perché. non mi ricordo il nome, sentivo parlare di un altro, diciamo, discretamente facoltoso che era al 350° posto e diciamo era discretamente essere tra i primi 100 è tanta. Questo non significa che ora il Como arriverà domani l'altro in Serie A, farà la Champions League, No, ma perché insomma anche da lì, però no, diciamo che a Como da quel punto di vista lì forse chissà ma anche possono perché stare un po' più tranquilli, no? Guido non hanno speso cifre folli, assolutamente. Hanno fatto una gestione, diciamo, sì, da squadra che prova a vincere, però senza svenarsi. Hanno fatto molto più, cioè hanno avuto un budget molto più elevato, sicuramente a Alessandria, dove poi hanno rifatto mezza squadra a gennaio, ricordiamoci Bruccini su tutti. E quindi ti dico, probabilmente a Como sono stati anche capaci, sicuramente, perché, ripeto, senza fare follie, non perché il proprietario è miliardario, deve per forza buttare via i soldi, ma il calcio si fa così, si fa con tanto, si fa con un po' meno, si fa anche con poco. Vabbè, comunque l'Alessandria nel nostro girone, le altre che abbiamo visto che sono già qualificate, lo stesso Renate che domenica sarà avversario della Lucchese, la Pro Vercelli pure che per larghi tratti aveva dato l'impressione addirittura di poter balzare in testa alla classifica, insomma, e quelle degli altri gironi con tutti questi nomi blasonati, già per il primo turno, già dal 9 maggio, se le andranno a giocare. Sarà molto lunga, molto complicata, anche perché alla fine, come cantava quello, te lo ricordi, no, Morandi? Uno su 1.000 ce la fa, Ce la qui è uno fa, su sì. 27, se non ricordo male, però insomma il Sì. posto c'è, vedremo chi la spunterà. Senti, prima di andare alla pubblicità, allora facciamo una cosa, non abbiamo il tempo per vedere la tabella, quella delle nove possibilità che potrebbero concretizzarsi se la Lucchese vincesse o vincerà domenica al Città di Meda sul campo del Renate. Siccome non ce la facciamo adesso, io ti chiedo se vuoi
che risponda prima, anche perché stasera so che mi devi fare una richiesta. Ti hanno fatto una richiesta sui messaggi. Non le fanno a me, le fanno direttamente all'opinion leader, eh? Sì, ma hanno chiesto cosa ti hanno chiesto? Abbiamo un minuto, dai. Ma mi hanno chiesto che devi partire con WhatsApp perché la tecnologia va avanti e chi scrive gli SMS, con tutto rispetto, perché ci mancherebbe, però dicono che gli utenti di questa trasmissione sono molto più quelli che scrivono un WhatsApp piuttosto che un SMS, quindi ti chiedono di qualche volta partire anche con WhatsApp perché chiaramente saranno di più gli SMS, tutto qua. Quindi questa è una richiesta che cercheremo di soddisfare, anche se c'è un messaggio che tra l'altro Marco l'ha visto, che mi è arrivato prima della trasmissione sugli SMS, che mi intriga troppo, mi sa che anche stasera purtroppo dovrò partire, almeno per quello parto da lì, poi vedremo, dai. Poi ti chiedo, e andiamo in pubblicità, devo parlare prima di Karl-Heinz Rummenigge o di Francorchamps? Ma visto che non conosco il secondo, parlerei di Karl-Heinz Rummenigge, vai. Come non conosci? Il secondo non è un giocatore, è un circuito, eh? Appunto, si chiama conosco, Spa è il nome e Francorchamps è il cognome. Vabbè, complimenti, dai. Complimenti ai genitori per avermi messo il nome lì. Andiamo in pubblicità. Quando torniamo, la tabella con le 9 possibilità, io l'ho chiamate anime, e di queste 9 anime, 7 sarebbero giuste per andare ai playout, naturalmente, per la nostra Lucchese. A tra poco. :36 in diretta dagli studi di Curva Ovest per questa 29esima puntata stagionale. Vi ricordo il numero SMS e WhatsApp, eccolo qua, 360 1038 330. Diteci la vostra su cosa pensate riguardo ai playout, alla possibilità di andare a playout l'ultima giornata. Insomma, come sempre a 360 gradi, noi siamo qui per rispondervi, io e l'opinion leader Giulio Castagnoli. Allora Giulio, dobbiamo vedere questa ipotesi, nel caso che la Lucchese, come tutti quanti auspichiamo, riesca a vincere al Città di Meda, dove gioca il Renate dell'ex direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio. Però prima dobbiamo far vedere quelle che sono le partite dell'ultima giornata. Vi ricordo, si gioca alle 17:30 in contemporanea in questo girone A. Allora, le partite che a noi interessano sono tre. Naturalmente Renate Lucchese, e adesso vedremo che la Lucchese ha un solo risultato per evitare la retrocessione. Deve vincere, stop. Le altre due partite su cui ruota poi il destino della Lucchese sono a Gorgonzola, Gian Erminio, Pistoiese, confronto diretto, che abbiamo visto la Gian Erminio con la Pro Sesto, è una delle due squadre che rischiano di essere risucchiate nel discorso degli spareggi salvezza, e altro confronto diretto allo stadio Armando Picchi di Livorno tra Livorno e Pro Sesto, che Livorno, nonostante che sia ultimo, ha ancora le sue possibilità, e anche questo è un confronto diretto. Allora, adesso invece Marco, vediamo quella tabella, anzi quelle due tabelle che abbiamo preparato, le 9 possibilità, le 9 anime, come le ho chiamate io, della Lucchese. Queste sono le possibilità attraverso le quali la Lucchese, vincendo sul campo del Renate, va ai play-out. Vittoria del Livorno, ricordate le due partite, no? Livorno Pro Sesto e Gian Erminio Pistoiese. Vittoria del Livorno e vittoria della Giana. In questo caso la Lucchese va ai play-out e gioca contro la Pro Sesto. Vittoria del Livorno e pareggio tra Giana e Pistoiese, sempre play-out, sempre Pro Sesto. Vittoria Livorno e vittoria Pistoiese, invece, la Lucchese va ai play-out ma affronterebbe la Giana Erminio. Pareggio a Livorno e vittoria della Giana, Lucchese ai play-out con la Pro Sesto. Pareggio a Livorno e pareggio anche a Gorgonzola, quindi due pareggi, Lucchese play-out contro la Pro Sesto. Ancora, sesta ipotesi, pareggio a Livorno e vittoria della Pistoiese a Gorgonzola, Lucchese play-out contro la Giana Erminio. Infine, la settima ed ultima anima su cui si poggiano le speranze della Lucchese, vittoria della Pro Sesto a Livorno e pareggio tra Gian Erminio e Pistoiese, Lucchese play-out contro la Gian Erminio. Queste le sette anime della Lucchese buone, sette anime positive. Le due purtroppo, vediamo l'altra tabella Marco, le due purtroppo che invece non, anche in caso di vittoria a Città di Meda,
non permetterebbero alla Lucchese di andare ai play-out, perché ci sono anche queste due possibilità, sono la vittoria della Pro Sesto a Livorno e della Giana Erminio sulla Pistoiese. Se ricordate la classifica, la Giana andrebbe a 44, la Pro Sesto a 43, la Lucchese andrebbe a 31 e naturalmente sarebbero assolutamente, anzi a 34, sarebbero comunque oltre gli 8 punti della forbice. L'ultima ipotesi per cui la Lucchese pur vincendo sarebbe retrocessa, vittoria della Pro Sesto a Livorno e vittoria della Pistoiese a Gorgonzola. Io mi auguro, Giulio, con queste tabelle che siamo stati un po' chiari, nel senso che insomma ora tifosi da casa tutti quanti abbiano capito che la situazione è tutt'altro che semplice, perché ribadiamo, alla base delle tabelle che abbiamo fatto vedere ci deve essere la vittoria sul campo del Renate, che detto così non è proprio una cosa semplicissima, no Giulio? Vorrei sentire la tua opinione e poi cominciamo, sento il telefonino molto caldo, cominciamo a leggere anche i messaggi e mi hai detto devo partire da Rummenigge poi, no? Vai. Ma sai, io credo che purtroppo, come dicevo prima, la Lucchese è arrivata a questa partita con l'obbligo di andare a vincere su un campo di una squadra che comunque ha fatto un campionato di vertice per tutta la stagione. Poi da prima passa alla seconda, ora rischia il terzo posto, insomma comunque è una squadra di vertice che è stata tutto il campionato, diciamo, nelle zone alte della classifica. Ripeto, il perché del fatto che la Lucchese debba andare a vincere obbligatoriamente domenica a Renate lo sappiamo, purtroppo la Lucchese ha gettato alle ortiche clamorosamente una serie di punti che soltanto a ripensarli, non li dico perché soltanto a ripensarli mi vengono i brividi, ha buttato alle ortiche una serie di partite dove con un po' più di coraggio in qualche caso, con un po' più di attenzione in altri casi, con un po' più di cattiveria agonistica, un po' più di furbizia in altre partite, alla Lucchese mancano quei 6-7 punti che avrebbero permesso appunto di non avere questa ansia da risultato domenica prossima. Beh, il caso più clamoroso adesso, Marco Cervelli giustamente ci fa vedere di nuovo la classifica, Giulio, il caso più clamoroso riguarda sempre quella famosa incredibile, pazzesca, scellerata partita di Gorgonzola con la Giana Erminio. Perché pensate solo una cosa, al di là di quello che poi forse sarebbe potuto succedere dopo, no? Che forse anche dopo, un po' come quel famoso film Sliding Doors, no? Che uno entra da una porta invece che dall'altra gli cambia tutta la vita, no? Tanto per fare le nostre solite citazioni cinematografiche. La Giana avrebbe, rivediamo la classifica, fermo restando quella partita, nel caso avesse vinto la Lucchese che vinceva 3-1, la Giana avrebbe 39 punti, la Lucchese ne avrebbe 34. 32. Giusto? No, la Giana 38 e la Lucchese 34. Capite che... non ci sarebbe, Guido, nessuna necessità, Guido, di andare a vincere anche, a Meda, bastava, no? Bastava anche il pari, perché la Giana avrebbe avuto oggi appunto il col 39. Pari avuto 39 e la Lucchese 32, quindi sì, diciamo, però saresti stata a rischio lì, perché 7 punti, sì, sai, però, sei al limite, insomma, sempre meno a rischio di ora, eh? Allora, vado con Rummenigge? Vai. Allora, sì, io devo essere sincero, no? Noi ogni tanto diciamo la verità, Giulio. Diciamo anche qualche bugia, no? Tu hai fatto il caso di Lopez che non eri mai convinto. Allora, questo signore è Karl-Heinz Rummenigge, grandissimo campione del passato, oggi presidente del Bayern Monaco. Questa tra l'altro, vediamo se Giulio se la ricorda, questo è un gol fantastico che gli fu annullato da uno scellerato arbitro per gioco pericoloso. Era la partita, era Glasgow Rangers-Inter, stagione 84-85, Coppa UEFA, 85.000 persone a San Siro, che a vedere queste foto veramente ti viene il magone. Ma non è di questo che dobbiamo parlare. Io ho ripreso questa domanda che mi aveva mandato Giovanni da Lucca giovedì scorso, l'ho ritrovata nei messaggi, e siccome è sempre d'attualità gli voglio rispondere. In pratica Giovanni mi chiede: lei, Casotti, ho capito che è un grande estimatore di Rummenigge, è vero. Ora come presidente del Bayern, dice Giovanni, Rummenigge si è tirato subito fuori dalla Superlega e
giustamente, dice Giovanni, perché io lo ritengo un progetto discutibile e disgustoso, addirittura orribile. Allora, abbiamo visto questo gesto atletico fantastico di Rummenigge. Giovanni, io ti rispondo, dico, poi voglio sentire anche se Giulio è d'accordo, che il Bayern Monaco nel panorama, ora parliamo di Rummenigge, massimo dirigente della squadra campione d'Europa in carica, una delle squadre, anche se quest'anno è stata eliminata dalla Champions, una delle squadre in assoluto più forte negli ultimi anni anche a livello continentale e quindi a livello mondiale. Il Bayern Monaco rispetto ad altre grandi società dove ci sono sceicchi contro sceicchi, faraoni e via dicendo, il Bayern Monaco è una squadra molto sana e molto gestita molto saggiamente, perché poi i tedeschi possono piacere o non piacere, ma certe qualità le hanno, è indiscutibile. Il Bayern Monaco evidentemente, anche rispetto ad altre società gestite, volenti o nolenti, in un certo modo sul piano finanziario, forse aveva anche meno bisogno di aggrapparsi a questa cosa così, un po' naif della Superlega. Perché, caro Giovanni, c'è una sola realtà. Se dal Real Madrid al Barcellona, alla Juventus e a tutte le altre che poi sono andate a ruota, ci hanno provato, è perché hanno una situazione, diciamo, economico-finanziaria, poco allegra. Comunque ti confermo che quando dicevo, forse Giovanni si riferiva al fatto, quando in altre puntate dicevo, ti ricordi Giulio quando parlavamo della coppia del Teramo qualche anno fa, la Padula Donnarumma, te lo ricordi? La Padula, sì, che io dicevo che una coppia così non la vedevo dai tempi di Altobelli e Rummenigge, forse Giovanni è rimasto lì. No, volevo sentire sul Bayern Monaco se sei d'accordo sulla mia analisi o se la pensi diversamente. No, ma è chiaramente è un top club, e tra i top club è uno di quelli che maggiormente attinge al settore giovanile. Loro hanno rifondato il calcio qualche anno fa, hanno capito dove dovevano intervenire, sono intervenuti, chiaramente sono partiti dalle strutture, sono partiti dai settori giovanili, e oggi la Germania è tornata a livelli, al di là di quest'anno, insomma, che come hai detto te, il Bayern Monaco, cioè non ci sono, diciamo, squadre tedesche in lizza per delle competizioni europee, ma insomma il Bayern Monaco alla fine ha vinto qualche Champions nei recenti anni, e comunque il calcio tedesco è tornato a certi livelli. Allora, poi ora parliamo di Lucchese, e però, caro Giulio, mi dispiace, ma il primo messaggio, poi vado ai WhatsApp, devo partire dall'SMS perché lo voglio subito leggere. No, io aggiungo di più proprio per chiosare sulla questione Rummenigge e Bayern Monaco, poi non so cosa ne pensano da casa. E io sono ancora convinto, dopo aver visto le due semifinali di andata martedì e ieri sera quella stellare, no? Così si definiva, tra il Paris Saint-Germain e il Manchester City di Guardiola, io sono tuttora convinto, poi la Champions è una cosa che sbagli 5 minuti di una partita vai fuori, no? Però sono convinto che il Bayern Monaco, anche se non vincerà questa Champions, sia ancora la squadra più completa e più forte d'Europa. Non sono tifoso del Bayern Monaco, di Rummenigge sì, ma del Bayern Monaco no. Allora, io devo leggere questo messaggio, e qui abbiamo, caro Giulio Castagnoli, un'altra foto. Abbiamo una, perché mi scrive questo amico che non si firma? Si scrive Franco Champ, non Franco Champ, con la R, senza la R. Allora, caro amico che non ti firmi, io di scemate ne posso dire e scrivere tante. Ogni tanto qualche scemata, Giulio, le dice anche te, no? Sì. Certo. Vabbè. Poi scrive anche Giulio, scrive i suoi pezzi. Tra l'altro gli devo fare complimenti perché veramente dopo la partita della Lucchese fa analisi sempre molto precise e puntuali. Allora Marco, per favore, dai, l'altra foto. Allora, caro amico, come vedi, Circuit de Spa, Francorchamps, c'è la R, e se proprio vuoi, guarda, c'è anche l'S in fondo, quella l'avevi vista, no? Tanto per essere, ma con simpatia, con simpatia, così tanto. Adesso passa ai WhatsApp, Giulio, perché ne abbiamo già parecchi, e tra l'altro devo dire che come sempre i nostri telespettatori sono molto 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 attenti e molto gentili. Allora, per Curva Ovest ho letto e sentito, non da voi, alcune inesattezze. Ora qui io lo sapevo, Giulio, che se ci addentravamo sulla questione vince quella, pareggia quell'altra e non ci usciamo vivi, però vabbè. Peter ci scrive, per Curva Ovest ho letto e sentito, non da voi, dice, ah, meno male Peter, alcune inesattezze. La Lucchese va ai play-out se,
vince insieme ad una delle condizioni seguenti: la Prosesto non vince, Giana Pistoiese finisce in parità. Ora però mi metto in difficoltà, perché dovremmo rivedere tutta la tabella. Comunque allora, la Prosesto non vince, quindi la Lucchese va ai playout se vince insieme ad una delle... La Prosesto non vince. No, Marco, la possiamo rivedere per favore, però io da qui... Allora, tu dici che la Prosesto non vince. No, la Prosesto no. Peter, vedi? È la settima opzione. La Prosesto vince... La Prosesto vince e pareggio Giana Pistoiese, quindi non è così. E Giana Pistoiese finisce in parità, ci sono addirittura tre condizioni, le vedete, la 2, la 5 e la 7, dove la Lucchese, se Giana Pistoiese finisce in parità, combinata col risultato dell'altra partita di Livorno, va ai play-out. Però mi raccomando, adesso non mi fate domande tutte, torniamo in studio Marco, su questo argomento, perché ovviamente una cosa sono sicuro, l'ho scritto anche nel pezzo che è andato questa sera nel TG Sport e vorrei sentire Giulio, di una cosa sono sicuro, che domenica dalle 17.30 alle 19.20, 22, 19.25, quando finiranno tutte le partite che dovranno avere contemporaneità, quindi attenzione anche secondi tempi, mi auguro e spero che inizieranno, ora non voglio dire al secondo, ma questione, anzi dovrebbero iniziare proprio tutti allo stesso secondo. Saranno due ore, Giulio, saranno due ore molto molto tese, dove credo anche, come spesso è accaduto in passato in queste situazioni, le cose potrebbero alternarsi, che so, magari al decimo del primo tempo sei retrocesso, al 45esimo sei a play out, al 20esimo della ripresa sei di nuovo retrocesso, al 95esimo speriamo di essere a play out. Vedo che è così, Giulio, secondo te saranno due ore molto, molto calde, in cui in quel momento credo, chi ama la Lucchese veramente, se ne è parlato molto in questi mesi, no, di bolle, ma sarà veramente in una bolla. Sì, io mi sento di dare anche un consiglio ai tifosi, che tanto tutti la seguiranno a casa, in televisione sicuramente, è quello di sperarci, però ecco, siccome abbiamo avuto un andamento talmente brutto questa stagione, dove qualche settimana fa tutti dicevamo che eravamo praticamente spacciati, ora questa piccola fiammella di speranza non è che ci deve far assolutamente diventare il top dell'ottimismo, perché chiaramente, come abbiamo visto, intanto la Lucchese deve assolutamente vincere, e già qui ci sono delle difficoltà oggettive date dalla forza. Ecco, allora Giulio, scusa, ne approfitto per farti subito la domanda di Mirko, che te ne fa due, che ti chiede: buonasera, sono Mirko, vorrei fare un paio di domande a Giulio, e la prima si allaccia a quanto stavi dicendo. Ti dice, devi essere sincero, no, ma ogni tanto, ora anche a lui ogni tanto gli si allunga il naso come a me, ma insomma fondamentalmente è sincero, dai, devi essere sincero, quanto credi alla vittoria di Renate, ricordiamo si gioca a Meda, però diciamo di Renate, dai, se no tutte le volte al Città di Meda facciamo venire una barba così, quanto ci credi Giulio, ti chiede Mirko? Ma io devo fare una premessa alla domanda di Mirko, è ovvio che queste partite qui, l'hanno detto un po' tutti anche in questi giorni, non vanno tanto dietro al fattore tecnico quanto piuttosto al fattore nervoso, cioè queste partite qui le vinci più con i nervi che con la tecnica, anche perché anche chi dice che anche Renate si gioca chissà che, in realtà dice delle fandonie, perché Renate si gioca qualcosa di più di un campionato che ha già stravinto, perché insomma, una società come Renate, trovarsi terza, quarta in classifica è un obiettivo di assoluto valore, secondo me. È stato, in testa, è stato in testa per parecchie, sì, per parecchie, sì, sì, settimane. Però con tutto il rispetto, ci sono delle piazze, come dicevamo prima, che hanno ambizioni chiaramente diverse da Renate. Renate, per bocca stessa del direttore sportivo Obedio, è una squadra che doveva fare una salvezza tranquilla, magari cercare di entrare nei play-off, valorizzare i giovani e fare quello che tutte queste società è andata anche oltre, diciamo, è andato anche oltre ogni più rosea previsione. Poi devo dire anche della situazione a proposito comunque
del terzo e quarto posto, farò un discorsino anche su questo. Ma comunque, cosa gli rispondi, ecco, Mirko? Ci credi o no? Chi dice che Lucchese e Renate si giocano entrambe qualcosa di assoluto, io gli rispondo che le motivazioni devono essere 70% Lucchese e 30% Renate, perché la Lucchese direi di sì. Tutto, Renate no. Quindi direi di sì. Diciamo che ti devo essere sincero, qualche settimana fa ero clamorosamente pessimista e questa settimana qui ti dico, se la Lucchese è quella di domenica e riuscirà a fare una prestazione come quella di domenica scorsa, quindi attenta e anche appunto in avanti pungendo l'avversario, potrebbe essere anche che la Lucchese riesce a fare il colpaccio. Chissà. Senti, ma una cosa te la voglio chiedere io prima dell'altra domanda di Mirko. 360 1038 330, siete già tantissimi, continuate a mandare i vostri messaggi, vedete qui il numero. Come seguirai domenica le partite? Cioè, seguirai la Lucchese con gli occhi e la radiolina incollata alle orecchie per sapere cosa fa? Come pensi di organizzarti? No, mi organizzo come sempre, accendo la televisione, mi metto sul divano e guardo solo la Lucchese. Poi è ovvio che tanto è inutile fare calcoli se Livorno perde, Livorno pareggia, la Pistoiese vince la Prosesto, quando la Lucchese magari è sempre sullo 0-0. Allora, quando la Lucchese dovesse arrivare al 90esimo e dovesse vincere la partita, dopodiché vado a vedere quello che hanno fatto le altre. Giusto, il saggio opinion leader, ragazzi. Con la vecchiaia si diventa saggi. No, perché mi sono giunti dei messaggi la settimana scorsa, che purtroppo non avevo fatto in tempo a leggere, che me lo segnalano in bicicletta. Ora, io vi pregherei di controllare attentamente, perché ora i ciclisti sono tutti vestiti di nero, hanno tutti gli occhiali, di essere sicuri che sia l'opinion leader, prima di mandare i messaggi, per favore. C'ho le prove ovunque in tutta le prove ovunque, la provincia. Prove ovunque noi non ce l'abbiamo, quindi vabbè. Te le farò avere. Senti, Mirko ti chiede anche, così completiamo il messaggio di Mirko, però abbiamo 1:20, quindi guarda di essere sintetico. Hai novità, ti chiede se ci sono possibili entrate in società oppure niente, e poi saluta dicendo forza Lucca. Ma novità no, anche perché questo qui è un momento talmente, diciamo, dove l'attenzione è spostata da tutt'altra parte, che credo che in questo momento qui anche venisse l'indonesiano che ha preso il Como o venisse uno degli uomini più ricchi del mondo, in questo momento qui chiaramente è una situazione dove la situazione è in divenire, come si dice, quindi dobbiamo aspettare sicuramente che finisca la stagione, dopodiché a bocce ferme verranno fatte tutte le valutazioni del caso, sia tecniche che di compagine societaria eventuale, e se qualcuno, come hanno sempre detto i soci lucchesi, dovesse affacciarsi, chiaramente qualcuno di forte finanziariamente e chiaramente persone serie, a quel punto valuterebbero anche l'eventuale ingresso di qualche nuovo socio. Del resto, e andiamo in pubblicità, caro Giulio, oggi è il 29 di aprile, domani è il 30, un giorno più altri 22, fra 23 giorni in tutti i modi. Che sia retrocessione diretta, come speriamo che non sia, o siano play-out, il 22 di maggio la stagione della Lucchese si chiuderà. Quindi non c'è tanto tempo, quindi basta aspettare qualche settimana per capirne di più. Linea alla regia e torniamo subito dopo. .22.02, tra poco vi daremo anche le notizie di campo, a tal proposito c'è un po' d'allarme per le condizioni di Giovanni Nannelli, ma ne parliamo più avanti, fra qualche minuto, e abbiamo tirato giù anche una probabile formazione della Lucchese, perché è dall'inizio della trasmissione che facciamo vedere le tabelle, le ipotesi, le possibilità, ma poi vogliamo anche capire quale Lucchese scenderà in campo contro Renate allo stadio Città di Meda, siamo, tanto per chiarire, nell'Interland milanese. Opinion leader, ci sei sempre? Sei scappato, presente, no? Presente. Sei sempre lì? Ti sento, certo. No? Ti vedo anche. Stasera lo so che stasera l'opinion leader era ammaricato, perché purtroppo per tutta una serie di motivi non abbiamo
il collegamento anche con l'ospite, che insomma ultimamente è stato un collega giornalista, ma contiamo di averlo già da giovedì prossimo. Di solito è nel mezzo lui, no? Centrale. Stasera sei, hai la tua parte, sei alla destra del teleschermo. Non vedo nel senso, c'ho il monitor piccolino. Allora, opinion leader, visto che fai lo spiritoso, e questa è la conferma che prendi la bicicletta, ti fai fotografare e poi, sì, non, sì, poi bisogna vedere se ci pita. Posso come dire una vedi, cosa? Come stasera, vedi, sono anche in collina barra montagna. Allora, questa è l'opinione. No, confermo che l'opinion leader è stato avvistato anche domenica mattina. Domenica mattina in bici. Mi dicono nella zona del Monte Magno, possibile? Assolutamente, sì, sì, confermo. Allora, però, opinion leader, un colpo al cerchio è una lavotte. Certo. E stasera, opinion leader, ti ho mandato una foto del mio desktop. Io tutti i giorni, si può dire, ogni due o tre giorni sono così. Cambio la foto sul desktop del computer di redazione. Ti ho mandato quella foto di un signore in maglia rosa parlando di ciclismo, e devo dire che non lo hai riconosciuto, e questo è molto molto grave. Può succedere, No, vabbè, scherzo, dai. No, l'opinion leader va in bicicletta ed è anche abbastanza appassionato, insomma, ora forse non ai miei livelli, che sono esagerato, però comunque il signore in rosa, vogliamo ricordare chi era? Era Gianni Bugno. E hai detto... E hai detto tutto, secondo me. Comunque, vabbè. Allora, parliamo di Lucchese. Buonasera, una domanda per il Castagnoli. E qui vedi, guarda, io non lo sapevo, Qui si rifanno a un modo di dire, credo, di uno dei ciclisti più leggendari di sempre e soprattutto una persona grandissima per quello che ha fatto, che fece durante la guerra. Mi riferisco a Gino Bartali, no? Che ho avuto anche il piacere di conoscere e di intervistare tanti anni fa a Bagni di Lucca. Una domanda per il Castagnoli: è tutto sbagliato, è tutto da rifare, come diceva Gino Bartali, oppure almeno una cosa valida c'è stata da prendere come esempio per il prossimo campionato? Allora Giulio, tutto sbagliato, tutto da rifare, o c'è qualcosina da salvare? Allora, è una domanda che secondo me va divisa in due, perché chiaramente l'aspetto del campo, chiaramente la classifica dice che se non è tutto da rifare, ma insomma buona parte è da rifare, al di là del fatto che dobbiamo ancora capire quello che succederà domenica prossima. Per quanto riguarda cose extracampo, diciamo che sono state fatte tante cose nelle quali io ho una fiducia smisurata, tipo comunque il famoso discorso stadio, ma comunque anche Saltocchio, comunque diciamo il settore giovanile è stato ricreato e comunque sta piano piano tornando ad essere almeno quantomeno accettabile, perché ricordiamoci che era completamente sotto zero. E quindi ti dico, non è tutto sbagliato, non è tutto da rifare. Diciamo che questa società qui magari ha quest'anno, così come dire, sul campo non è stata, diciamo, all'altezza. In questo momento la classifica dice questo, poi però se poi dovesse venire la salvezza, chiaramente dobbiamo anche rivedere certi giudizi, perché poi il calcio è fatto di numeri, è fatto di risultati. Vedi, il calcio è anche strano, perché fino a due settimane fa, fino alla scorsa settimana, era tutto da rifare. Se dovesse venire miracolosamente questa salvezza, probabilmente non sarà tutto da rifare, quindi purtroppo nel calcio contano i risultati e contano i numeri. Aspettiamo una settimana e poi ti dico se è tutto sbagliato e tutto da rifare. L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, diceva il grandissimo Gino Bartali. Graziano da Capannori ti ringrazia sicuramente di questa risposta e ha una domanda anche per me. Dice, ora una domanda per il Casotti. Sul piatto, mi chiede, sul piatto della bilancia sei più dispiaciuto della quasi certa retrocessione della Lucchese o più contento per il certo scudetto della nostra Inter? Allora Graziano, ti rispondo secondo quello che solitamente non è il mio stile. Allora, per fortuna la Lucchese non è ancora retrocessa e purtroppo l'Inter lo scudetto non l'ha ancora vinto. Ho risposto bene, opinion leader? Come un libro stampato. Eh?
come un libro stampato. No, stasera ci sento un po' meglio, eh. Giovedì scorso veramente ero in una situazione tragica e mi devo ancora scusare, lo faccio anche pubblicamente con il nostro grande amico Diegone Checchi, che salutiamo. Ci segue sempre, salutalo, eh? Ciao, Salutiamo Diegone Diegone. Checchi. Tra l'altro, dopo Diego abbiamo preso spunto da quello, sulle notizie di campo dobbiamo prendere spunto da quello che scrive lui, perché è il più assiduo, lui tutti i giorni è lì, è una sentenza a seguire la Lucchese. Magari se andiamo avanti, come tutti quanti speriamo, ancora diverse settimane, perché vorrebbe dire una certa cosa, lo richiameremo ancora in causa. Buonasera, sono Capello, vorrei avere notizie sulla squalifica di De Vito e mi piacerebbe caricare la squadra per la partita della vita dei nostri giocatori. Forza che con la rabbia in corpo, dice Mario Santini, detto Capello da Firenze, che con la rabbia in corpo si può ottenere la vittoria. Un abbraccione Mario. Beh, la squalifica di De Vito, Giulio, squalificati De Vito, squalificato Panariello, rientrerà Benassi, poi dopo vedremo anche la formazione. Forse cosa vuole sapere lui della squalifica di Ah, De è Vito? Su. che la squalifica di De Vito è stata strana perché De Vito è entrato gli ultimi minuti in campo a dare una mano, come dicevo prima, quando Di Stefano Lucchese è passato in vantaggio, è tornato, diciamo, a schierare un difensore in più, togliendo appunto Marchigiani. Chiaramente De Vito ha preso una munizione, diciamo, sciocca, perché Lucchese in quel momento lì ovviamente stava perdendo tempo, De Vito era già diffidato. E hanno fatto battere una punizione a De Vito. De Vito ha perso tempo, il cartellino l'ha preso De Vito. Forse col senno di poi, con un po' più di attenzione, magari la punizione la doveva battere magari qualcun altro che non è diffidato e evitare appunto la squalifica a Marco De Vito. Tutto qua. Ah, De Vito ne parlavamo giovedì scorso, Giulio, che non vedeva il campo tra l'altro da un po' di tempo, che il campo da un paio di mesi a questa parte lo ha visto poco, ma vedete com'è strano il calcio, cioè entra per pochi minuti per dare una mano a difendere il risultato, è uno di quelli in diffida, è peccato perché squalificato anche Panariello, vengono a mancare comunque due, è vero che rientra Benassi, però per la difesa ti vengono a mancare in un colpo solo due elementi, speriamo che insomma ci sia ancora bisogno di De Vito e di Panariello, perché vorrebbe dire che la Lucchese gioca sia il 9, il 9 sì, che il 22. Quindi, vabbè, sì, ho segnato, no, il 15, scusate, sabato 15 e sabato 22 maggio sono previste le gare di andata e di ritorno dei playout. Non diciamo altro perché al momento è prematuro. Ah, Luca della Gradinata ci scrive: la pantera è viva, è arrivato il momento di essere tutti uniti. La squadra a Meda e noi purtroppo a Lucca. Caro Luca, è così. Conta vincere, difendiamo la nostra storia, forza Pantera. Luca della Gradinata. Beh, Giulio, tu che sei veramente un grande tifoso, un tifoso storico, e poi vabbè, sei diventato il nostro opinion leader. È chiaro che so che in una situazione di normalità, una partita di domenica, magari diciamo che qualcuno da Lucca si sarebbe mosso, o sbaglio? Diciamo che in una situazione di normalità la Lucchese probabilmente non sarebbe stata neanche playout. È vero anche E quello, sì. quindi domenica sarebbe stata una partita forse anche inutile, magari, però avrebbe avuto, diciamo, saremmo tutti molto più rilassati. Allora, c'è questo bel messaggio di Tiziano che un po' ci tira le orecchie, però alla fine ci vuole anche bene, ci fa una carezza, dice: ciao a tutti da Tiziano, una battuta, si riferisce all'inizio della puntata di questa sera, siete in ritardo di 10 minuti e mettete anche il carosello. Ma non era il carosello, poi devo chiedere al nostro Marco Cervelli. Vi saluto, ogni giovedì mi fate passare una serata gradevole. Beh, questo ci fa Meno molto male. piacere, eh? Questo Giulio è veramente, almeno per me, ma credo anche per te, una bella soddisfazione. Mi fate passare una Assolutamente. serata gradevole parlando di Lucchese, anche se purtroppo mai una gioia. Buonanotte. Cosa gli vuoi dire all'amico Tiziano, Giulio? Ma io spero che questa trasmissione vada avanti nel tempo e con il tempo vengano anche quelle soddisfazioni che un po' tutti ci meritiamo, chiaramente. Ma quando dico tutti, dico tutti. Lo strano di Lucca, forse tutto il mondo è paese, come si dice, però lo strano di Lucca è che più il pubblico è calato come presenza allo stadio, più abbiamo cominciato a farci una strana guerra intestina tra di noi, tra noi tifosi, quello che ci indovina più, quello che ci indovina meno, quello che è più bravo, quello che ha fatto più trasferte, quello che ha fatto più, eccetera, eccetera. Quindi,
È un po' una cosa che sciupa perché Lucca comunque sia un ambiente dove si può fare calcio bene, con serenità, con tranquillità e sono convinto che torneremo ai fasti di un tempo con la dovuta calma, perché chiaramente in questo momento qui è anche un po' anacronistico, no? Pensare di avere un futuro radioso quando siamo qui, che facciamo tutti i calcoli per cercare di evitare la retrocessione diretta in Serie D. Quindi sono anche anacronistico in questo momento qui, però io mi sento anche di dire, visto che appunto quest'anno festeggio i 50 anni quasi di stadio continuativo, sono anche convinto che prima o poi la ruota deve per forza girare, perché è girata per tutti e non vedo perché non debba girare per noi. O abbiamo commesso veramente dei reati in passato, e i nostri avi hanno veramente creato, non so, il panico in giro per il mondo, perché altrimenti non riesco a capire come una città bella e ricca come Lucca non sia in grado di portare a certi livelli lo sport cittadino, tranne la parentesi del basket Le Mura, che comunque è stata campione d'Italia, se non erro, 3 anni fa, 3 o 4 anni fa. E poi per il resto, diciamo, negli sport individuali qualcuno è riuscito ad eccellere, ma negli sport di squadra alla fine siamo sempre a rincorrere categorie professionistiche, e in questo momento qui siamo appunto a rincorrere una categoria professionistica. E dico che tutto questo è strano, però sono anche convinto, e qui voglio tranquillizzare il tifoso, che prima o poi la ruota deve girare anche per noi, per ovvi motivi, anche per la legge dei grandi numeri. Se non ci vogliamo attaccare, non ci vogliamo attaccare a qualcosa di più, diciamo, qualcosa di più realistico, attacchiamoci alla legge dei grandi numeri. Prima o poi toccherà anche a noi. Senti, i 50 anni quando sono? Il prossimo anno? 22. Io è dal 72 che seguo la Lucchese, quindi sono 49 anni. Quindi il prossimo anno, ecco, il prossimo anno mi auguro che 50 anni da grande tifoso dell'allora ragazzino Giulio Castagnoli, di poterli festeggiare veramente con lo stadio pieno, con una Lucchese che vince, con una Lucchese forte. Se lo meriterebbe Giulio. E poi se lo meriterebbero tutti i tifosi in generale della Meritiamo, Lucchese, guarda, perché voglio. di vedere queste partite con le squadre, i dirigenti, i panchinari, l'arbitro e gli assistenti, sinceramente ci siamo stancati. Ci siamo stancati. Ma Io ogni tanto, voglio. sapete che faccio? Ogni tanto cerco sui canali internazionali qualcosa dalla Russia, perché lì, ti ho mandato anche delle foto, no, Giulio? E lì vedo che la gente c'è. Ieri sera ti ho mandato la foto del basket, eh? C'è stato il Barcellona. pugilato, il mondiale di Berbatiev. Beh, non lo so, che vi devo dire? Non lo so, certe volte non ci capisco più nulla, dico solo questo. Allora, buonasera, ora è tempo di sotterrare momentaneamente l'ascia di guerra. Stasera il clima, logicamente, Giulio, è quello, diciamo, dell'attesa e quindi, come dire, aspettiamo, no, quel che succede. Ora è tempo di incitare la squadra e di provare l'impossibile. Peccato non poter essere presenti, se no minimo. Qui adesso ci danno anche i numeri, no? Prima ti ho chiesto, probabilmente un po' di gente sarebbe partita. Dice questo amico, che è Michelino de Turelli Group, peccato non poter essere presenti, se no minimo 500 cuori rossoneri avrebbero seguito Cruciani e compagni. Hasta la vittoria sempre. Qui ci mette un po' di spagnolo. Beh, è difficile, no, Giulio, dire 400, 500, però è chiaro. Essendo una partita decisiva, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, no? Prima che scoppiasse la pandemia, la Lucchese, anche quando era, voglio dire, in difficoltà, era sempre di gran lunga in trasferta la squadra più Non ci seguita. dimentichiamo, non ci dimentichiamo che 2 anni fa abbiamo rifatto i playout un'altra volta, quindi Infatti, la trasferta di Cuneo, la trasferta di Bisceglie sono state trasferte dove appunto il calore del tifo rossonero ha fatto, diciamo, tirare il cuore oltre l'ostacolo a chi scendeva in campo. ciao, sono Alessio da Lunata. Speriamo che contro il Renate di risolverla con qualche episodio a favore. Io seguirò sempre la Lucchese, dice Alessio, e Curva Ovest. Ti ringraziamo, Alessio. Complimenti per la trasmissione, chiara e schietta come sempre. No, no, ma io noi abbiamo, negli ultimi Grazie. tempi, Giulio lo sa, abbiamo ricevuto, no, Giulio?
Ah, ho ricevuto anche delle critiche, ma a me fanno piacere, perché se no, se uno riceve sempre solo complimenti, ti viene qualche dubbio. No, Giulio, quindi noi abbiamo sempre detto, non vogliamo essere banali, no? Perché si fa presto a essere banali, si dicono sempre le solite bischerate, si fa contento questo e l'altro, si sta, no? E allora è facile così, no, Giulio? Poi comunque, diciamo, anche tante volte anch'io sono stato anche preso in giro simpaticamente da te e dai tuoi collaboratori, perché magari ho fatto dei pronostici non proprio azzeccatissimi, no? Ti ricordi quel Lucchese Prato che dicesti finisce con tanti gol 0-0? No, vabbè, ma lei si fa per scherzare e per riderci, per sdrammatizzare sempre comunque, dai. Allora, io sono un tifoso di una piccola squadra di provincia, ok, della Lucchese, quindi chiaramente se avessi la sfera magica o la sfera di cristallo e potessi con largo anticipo sapere tutto quello che succede, probabilmente non sarei più neanche un tifoso della squadra di calcio, ma sarei il presidente della squadra di calcio, perché avrei talmente tanti di quei soldi, perché voglio dire, se uno riesce a prevedere il futuro con esattezza, sbancherei lotto, inalotto e tutto quello che c'è. E quindi dico, tante volte diciamo delle cose in anticipo, no? Facendo dei pronostici, facendo delle previsioni, facendo delle così delle sì, appunto delle previsioni anche sui campionati della Lucchese, su come andrà, e tante volte veniamo smentiti chiaramente dai numeri, che poi sì, come si dice, chi non fa nulla non sbaglia e viene criticato perché non fa nulla, chi fa sbaglia e viene criticato, quindi la ricordi quella canzone di tanti anni fa, no, forse eri troppo piccolo. Di quel cantante francese che poi dopo ha fatto una vita veramente su un'imbarcazione girando un po' tutti i mari del mondo. No, sì, no, ma quelli della mia età se lo ricordano. Si chiama Antoine Antonio, sì. E cantava: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Beh, nel nostro caso ce le tirano uguale, quindi. Volevo dire che quando ti esponi, no, e comunque fai delle previsioni, dei pronostici o quant'altro, è ovvio che corri il rischio di essere smentito dai fatti, no? Però è normale, lo fanno anche quelli più bravi di noi, quindi figuriamoci se non lo possiamo fare noi, umili, così, te umile conduttore e io umile ospite di una trasmissione. Io umile lo stai dicendo te, tu l'hai detto, no, ti sei arrogato di darmi dell'umile. Io non sono affatto umile. Io non sono affatto umile. Allora, ascolta, non è detto perché uno fa il conduttore in un emittente locale debba essere umile. Chi l'ha detto? Io mi considero che ce ne sono tanti più bravi di me, magari in emittenti piccole come la nostra, locale, e ce ne sono tanti meno bravi di me che sono magari nelle televisionone o scrivono sui giornaloni, tanto per essere chiaro, quindi umile, io umile, sì, ma neanche te sei umile, opinion leader, ti conosco. Umilissimo. Allora, possiamo vedere la classifica, Marco, per un attimo, perché questo amico ci scrive, che in realtà Juventus B e Pontedera, che sono appaiati a 52, dovremmo mettere avanti il Pontedera, perché il vantaggio negli scontri diretti. Vabbè, provvederemo. Amico che non ti firmi, sinceramente devi avere pietà di noi, l'abbiamo messa così, ma non perché, anzi, chapeau, Giulio, chapeau, l'abbiamo già detto altre volte, al campionato per l'ennesima volta del Pontedera di Maraia e del direttore generale Paolo Giovannini, più di questo, quindi. Allora, tutto gira attorno alle due sconfitte con Giana e Prosesto, ci dicono, Giulio. Io però sono fiducioso. Alla faccia di qualche gufo, ci sono i gufi a Lucca? Ti risulta ci sono i gufi? Hai voglia. Ci sono i gufi in giro? Sì. Ci sono, sì. Sì. Assolutamente. Ma viaggiano di notte o anche di giorno? Come viaggiano? No, viaggiano alternativamente di notte e di giorno. A targhe alterne. E non ti nego che sono sicurissimo che se la Lucchese dovesse, ai noi, domenica fallire l'obiettivo, qualcuno riderebbe, qualcuno salta fuori, risaltano fuori, fuori un saltano perché gli spezzo i braccini, però magari dietro qualche social ovviamente farebbero
i grossi, ma ripeto, dietro una tastiera, dietro un computer, dietro un telefonino. Allora, questo messaggio ce l'ha mandato qualche gufo di Lucca, Roberto da Castelnuovo, il nostro grande amico Roberto. Saluto Guido, dice, e il grande Giulio. Sai che Roberto è un tuo grandissimo estimatore. Se me lo Prima o poi saluti ce la ancora e poi farò. vado in pubblicità. Roberto, prima o poi spero di farcela a conoscerti di persona perché sono spesso anche su in Mediavalle, in Garfagnana per lavoro, quindi se Guido magari avrà la bontà di darmi il tuo numero, ti prometto che un giorno ci Ma incontreremo e ti prenderemo do un caffè. un'indicazione che Roberto lo trovi sicuramente. Roberto ha capito. Linea alla regia e poi torniamo. Ventidue e ventisei, abbiamo ancora una mezz'ora abbondante prima di chiudere anche questa 29ª puntata stagionale di Curvo Ovest. Fra poco, caro opinion leader, ti testo per capire quanto sei umile, eh? Tra poco. Ora però vogliamo dare qualche notizia di campo, approfittando e di nuovo salutandolo il nostro grande amico Diegone Checchi del suo lavoro, perché Diego ha scritto un paio d'ore fa su Gazzetta Lucchese, sul sito di Gazzetta Lucchese, allarme per Nannelli. Oggi c'è stata la partitella per la Lucchese, che si è ritrovata proprio nello stesso orario di domenica prossima, della partita di domenica alle 17:30. Una sgambata contro la primavera di Mister Caruezzo. Tra l'altro, Giulio, dobbiamo fare complimenti a Toni Caruezzo perché ha messo su questa squadrina veramente che ha fatto vedere delle cose interessanti, dei ragazzi interessanti, tra l'altro alcuni dei quali sono stati convocati anche per la prima squadra. Insomma, detto che Panariello e De Vito sono squalificati, probabilmente rientrerà Benassi con Dumanci al centro della difesa, a sinistra Ballottaggio e Curto Maestrelli, in attacco Bianchi e Marcheggiani, preoccupano le condizioni di Giovanni Nannelli. E alle prese si teme con una probabile pubalgia che lo ha costretto a saltare l'allenamento odierno. Qualche problemino anche per Pellegrini, la cui presenza a Meda però non pare in dubbio. Diego scrive anche che l'atmosfera in casa rossonera è di massima concentrazione, cresce la voglia e la consapevolezza di cercare un'impresa che aprirebbe importanti spiragli di salvezza, perché è chiaro che qualora dovessero le cose andare in un certo modo, poi saresti di fronte a due partite, andata e ritorno. Comunque vada, se la Lucchese riuscirà ad approdare playout, ricordiamo che il 15 maggio la prima partita sarà a Lucca, perché la Lucchese comunque avrà il peggior piazzamento. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Ora metto in discussione, possiamo vedere, Marco, anche quella probabile formazione che abbiamo preparato? Beh, noi Nannelli ce l'avevamo messo e speriamo che ci sia. Non lo so, ci dicono anche che Zennaro potrebbe trovare una maglia, però naturalmente c'è sempre anche Panati, che so, prima di escluderlo. Che dici, Giulio? Sarà comunque, credo, alla fine, uomo più, uomo meno, lo schema sarà questo? Ma io ti dico la verità, in partite come questa vedrei bene anche l'esperienza di Sbrissa in mezzo al campo, perché chiaramente E chi levi allora, no, però? senza niente togliere, no, se per esempio Nannelli non dovesse farcela, potrebbe essere spostato Zennaro a destra e messo Sbrissa a sinistra, oppure... Ma sono due esterni Zennaro e Sbrissa, scusa, io No, l'ho non visti sono, giocare. no, 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 non sono, non Mi sono due sembrano esterni. proprio due esterni, Giulio, No, però. Sbrissa è proprio la classica mezzala, però potrebbe essere che magari la Lucchesi potrebbe piazzare anche a Rombo, chi lo sa, a centrocampo, non lo so, però Ah, ecco, queste tutte... ecco, con Cruciani basso e magari, Cruciani non lo so, di basso, questi, Zennaro non lo forse so, alto? forse Zennaro più caratteristiche offensive, magari Ecco, potrebbe essere Cruciani e messo... Zennaro, i due vertici, e E Meucci e magari Sbrissa, o Sbrissa e Meucci. Meucci e Beh, sì, insomma, Sbrissa vabbè, come mezzali. ci siamo Sì, capiti. Sugli diciamo altri che ruoli mi sì. sembra che più o meno ci siamo, No, no? io onestamente darei fiducia allo Curto perché è un ragazzo che a Allo me è sempre curto, piaciuto, l'ho sempre detto, è sempre piaciuto, tra altre cose anche di proprietà della Lucchese, quindi senza niente togliere a Pellegrini che ha fatto sempre delle le sue ottime partite, però ecco, magari se dovessi rischiare qualche giovane in una partita, ripeto, molto importante sotto l'aspetto nervoso. Magari rischierei appunto un esterno, un tipo Lo Curto, magari cercherei di giocare con quel
quelli un po' più esperti che magari certe partite le hanno già anche giocate, magari nella zona nevralgica del campo, dove secondo me le partite si vincono e si perdono a metà campo. Leggiamo un po' di messaggi perché ce ne sono tanti e ti chiedo veramente d'ora in poi, come dicevano ai tempi di tutto il calcio minuto per minuto, interventi leggeri. Allora, messaggi delle donne un po' ci mancavano, caro Giulio, no? Dipende. Tu le hai purtroppo, so, censurate, però qualche messaggio arriva ancora. Dice: ciao Guido, sono Deborah da Santa Maria a Colle. Consentimi di divagare con questa Lucchese a un passo dalla retrocessione. Deborah, insomma, diciamo che ora sì, la situazione è sempre complicata, però. Poi aggiunge: il mio ragazzo sarà geloso, ma ti devo dire che stasera sei elegantissimo, anche più di Giulio. E ti ringrazio, Deborah. Se ti incontro per strada ti fermo per una foto ricordo. Siete forti, forza Lucchese. Beh, Deborah, ora siamo un po' ancora in semi-lockdown, però più che volentieri se ci siamo. Allora, Marco, mi devi inquadrare a tutto schermo l'opinion leader che ride sotto i baffi. Perché opinion leader? Perché ridi sotto i baffi, opinion leader? Spiegami perché. Perché a forza di dire che io ho censurato i messaggi delle donne, poi alla fine ti arrivano a te, quindi c'è qualcosa che non va. Ma non è così, lo sai, dai, vabbè. Allora, l'Alessandria aveva fuori 4 giocatori per Covid dal giorno prima. Eusepi la sera dopo la gara era positivo, Massimo da Pisa, qui Massimo torna su Como Alessandria, Massimo lo so, ma il Covid purtroppo devo dire che aveva colpito duramente anche il Como, Massimo, questo non va dimenticato. Buonasera, da non credere quello che è accaduto, sembravate ormai spacciati, ma più per altrui demeriti che non vostri meriti avete la possibilità di disputare playout, è sempre Massimo, Addirittura potrebbe bastarvi il pareggio a Meda, caro Massimo, non mi rimettere in ballo tutte le tabelle, per favore. Comunque, il Renate a 63 punti sarebbe sicuramente quarto, qui fai tutta una serie di considerazioni e poi dici: il giovedì per me è un appuntamento fisso con il vostro simpaticissimo cabaret Massimo da Pisa. Massimo, ti vogliamo, cosa gli possiamo dire? Ti vogliamo bene, Massimo, dai. Intanto veramente, se non faccio ironia, lo ringrazio perché, come ho detto già diverse volte, fa piacere anche avere dei telespettatori che sul campo sono tra virgolette nemici, ma poi in realtà chiaramente siamo tutti appassionati di calcio e quindi siamo tutti una grande famiglia. Li possiamo promettere a Massimo, li possiamo promettere che andremo avanti tutta l'estate. Questo no. Ascolta, io quest'estate, dopo la quarantena dell'estate 2020, qualche giorno al mare ci vorrei tornare, non dico tanto, ma insomma. Da lunedì al giovedì non pomeriggio. Non so, tuo opinion leader. Senti, qui avrebbe scritto il tuo grande amico, però io, Leo. Caro Leonardo da Cascina, lo sai perché? Tanto vabbè, giovedì scorso se non ho letto il tuo messaggio, purtroppo non l'ho letti tanti e non ce la farò neanche questa sera. E te ti leggiamo quasi sempre, quindi sei anche fortunato, non dico privilegiato. Però una parte del tuo messaggio, caro Leonardo, te lo dico con tutto il bene che ti voglio, non lo leggo perché siccome nel mondo del calcio siamo tutti un po' scaramantici, quello che scrivi stasera in merito a come finisce la partita non mi piace, non mi piace in nessun senso, sia per il pronostico che fai e perché siamo tutti un po' scaramanti. Però leggo il resto sicuramente. Dicimi: carissimo Guido Casotti, giovedì hai toppato in pieno, non mi hai letto. Perché se non ti leggo te ho toppato in pieno. E gli altri cosa devono dire allora? Leonardo, dai. Leo, non domenica, sei umile, Poi, domenica avete vinto, carissimo opinion leader, ma allungate l'agonia. Ma la serie D sarà matematica, dice altre cose, saluto e forza Renate alla grande. Ora è tifosa anche del Renate. Quante squadre hai cambiato, Leonardo? Messaggio veloce al tuo amico Leonardo, dai, proprio veloce, no, veloce. Te lo spiego, siccome il Renate è nerazzurro e siccome si dice a Pisa che a Lucca siamo tirchi, ma a Pisa sono di più, lui con una bandiera sola ottiene il doppio del risultato. Magari è anche interista, così con una bandiera sola c'ha tre squadre. Vabbè, allora Leonardo, facci sapere per giovedì prossimo se sei anche interista o meno, questo non l'abbiamo ancora scoperto. Buonasera, sono Linda, questa settimana mi ricorda quella pre-Correggio. Tra l'altro Linda, martedì prossimo, 4 maggio,
Saranno passati esattamente 7 anni da quel famoso 4 maggio 2014, quando è opinion leader. Eravamo tutti lassù e lo ripeto ancora una volta, per me pound for pound, metteteci l'Inter, metteteci il Castelnuovo, poi è arrivato anche un messaggio dove mi consigliano di tornare a tifare il Castelnuovo, ma non mi sono mai nascosto di essere stato un grande tifoso anche del Castelnuovo, che ho seguito per tanti anni, di quella che è stata per 10 anni una grande squadra, perché quel Castelnuovo era una grande squadra. Comunque pound for pound, Inter, Castelnuovo, metteteci dentro tutto quel che volete. La gioia che ho avuto quel giorno di Correggio, lo ripeterò sempre, è qualcosa di indescrivibile. Comunque vado avanti col messaggio di Linda. Non dobbiamo aspettarci regali da nessuno, dice Linda, ed è giusto così, ma le nostre motivazioni sono e saranno 1000 volte più grandi dei nostri avversari. Beh, Linda, speriamo, vincere e basta. Di Stefano non ha fatto miracoli, ha solo attuato il modulo più congeniale, messo i giocatori al loro posto, fatto sostituzioni normali che prima non erano e ha dato le chiavi del centrocampo a Cruciani, lasciato incredibilmente fuori, tutto qui. Ma ora è inutile recriminare, pensiamo a domenica, forza ragazzi. Grazie, forza Pantera. Che ne pensa il mio amico Giulio? Giulio, però davvero 10 secondi, che vorrei leggere tanti messaggi ancora. Ma penso che ha detto tutto Linda, ha detto tutto bene, come sempre, quindi sul discorso dell'allenatore sfonda una porta aperta, perché anch'io ho detto che appunto Di Stefano non è diventato Jürgen Klopp in 3 giorni, ma ha fatto quello che un allenatore di buon senso come lui, comunque con una buona esperienza alle spalle, ha fatto, quindi sostituzioni nel momento giusto, modulo giusto, nuove sostituzioni nell'altro momento giusto, tranquillità alla squadra, consigli ma non eccessivi sbraiti dalla panchina come sentivamo in precedenza, e squadra più serena, più compatta, e che chiaramente con la serenità, la compattezza, il modulo giusto, le sostituzioni giuste e gli uomini giusti nel posto giusto, questa Lucchese sarebbe stata capace di ottenere dei risultati anche, ahimè, quando non li ha ottenuti. Va bene, mi raccomando, più veloce Giulio. Castagnoli, si capisce che Lopez, lo dicono alla Lucchese, è un Tivol Garbà, ma tutte le sere la solita tiritera, tutte le sere, il giovedì sera, no? Tutte le sere, insomma, dai. Non per difendere la società, ma non sono decisioni facili, comunque non c'è la controprova. Chi lo sa se avremmo più punti? Te sei troppo convinto, ma davvero 10 secondi Giulio, quando mi rispondi, dai. No, io sono convinto che con un altro allenatore e con un altro atteggiamento certe partite non le avremmo perse, certe altre non ci saremmo accontentati del pareggio e magari qualcuna più l'avremmo vinta. Io dirò per tutta la vita che questa Lucchese, così com'è, con un altro allenatore poteva avere tranquillamente 6-7 punti in più. Buonasera Guido, sono Diego da Santa Maria a Colli. Una domanda per Giulio. Al di là degli errori commessi da tutti, si può sapere quanto è stato il budget investito per costruire la squadra quest'anno? Hai le cifre più o meno? Ti posso dire solo una cosa, a differenza di quello che pensano tanti a Lucca, da Lucchese ha un valore, cioè, potete andare tranquillamente su internet a vederlo, mi sembra su Transfer Market, da Lucchese ha un valore da 10º posto, quindi non è assolutamente fra le peggiori del campionato, valore di mercato dei giocatori, parlo, quindi da Lucchese è, mi sembra, in 10ª posizione come valore di mercato, quindi quant'è il budget non lo so, onestamente non mi interessa, conta anche relativamente poco questa cosa, perché magari squadre che hanno speso anche meno sono più avanti a noi di 15 punti, quindi ti dico solo questo, decima posizione. E qui ti voglio, perché Diego aggiunge, perché ricordo l'annata con Obbedio e playoff col Parma, fatta alla grande con uno degli ultimi, intende budget, del girone. Lo chiedo anche per capire che margine c'era e come è stato investito. Fosse stato un budget da neopromossa, aggiunge Diego, si sarebbe dovuto aspettarsi il minimo e non oltre. E tra il minimo e quello visto quest'anno la differenza è poca. Beh, non gli si può dar torto, altrimenti nessuno retrocederebbe. Post scriptum, Guido, la cravatta rosso fuoco è tanta roba. Ma guarda, Diego, l'ho messa apposta perché chi mi ha seguito stasera nel TG avrà notato che avevo un'altra cravatta. Ma ho messo apposta questa perché, che sia, non lo so, noi nel mondo dello sport siamo tutti un po' stupidi, in un certo senso. L'ho messa apposta perché ho detto, boh, vediamo,
Vediamo un po', vediamo un po'. È dura vincere lassù, più che altro perché Renate si gioca la posizione migliore per i playoff e se vogliono provare a salire è importante. Beh, ora il Renate che faccia la sua partita onesta è sacrosanto, è giusto e credo che sarà così, però che abbiano tutta questa ferocia a voler salire lassù dove dici tu amico, in Serie B, con quel popò di squadroni che ci sono in giro, che abbiamo già ricordato, la vedo un po' dura. Allora, invece, vedi Fabrizio 82, Giulio, dice, ma di cosa parliamo? Renate il suo campionato l'ha già vinto. Noi domenica dobbiamo salvare la categoria e tra le due pantere quella che morderà è solo quella rossonera. Due secco e salvi ai playout. Lucca è Lucca e quando conta non ce n'è per nessuno. Fabrizio 82. Vedi, un messaggio dietro l'altro, due visioni diametralmente opposte, no? Forse Virtus stati in media? In media state Virtus. Vedi, col latino è meglio se sto zitto. col francese no, ma col latino sicuramente sì. Allora, siamo realisti, o Renate ce la fa vincere oppure non esiste proprio. E questa è un'altra versione ancora. Comunque vediamo se all'inizio il Renate schiera la migliore formazione. Da lì si capirà molto. Allora Giulio, sempre nei soliti 20 secondi, lo so che ti chiedo, secondo te, noi abbiamo detto Renate non si scanserà, però da lì a dire che sarà un Renate feroce, tu come la vedi? No, allora io vedo che, come abbiamo detto prima, in apertura... Ricordiamo che all'andata finì 1-1 al Porta Elisa, sì, quando Renate era ancora primo. Sì, io dico che con tutte le squadre che ci sono blasonate nei vari gironi, queste squadre qui, diciamo così, piccole rispetto a piazze importanti come appunto Cesena, Modena, Piacenza, Perugia, Foggia, Catania, eccetera, eccetera, sono chiaramente sono realtà molto, molto più piccole e con molto meno blasone e con molta meno prospettiva a vincere, secondo me. Non credo che Renate si scansi, però credo anche che Renate non voglia rischiare, se comunque vuole farsi onore nei playoff. Non credo che voglia rischiare squalifiche, infortuni o quant'altro. Il Lecco domenica ha fatto una manovra secondo me intelligente, perché cosa ha fatto? Ha ripulito, poi lascia stare che la partita si è messa male per loro e si sono cavolati, hanno preso addirittura 2-3 espulsioni, però hanno fatto un'operazione intelligente, che era quella di ripulire tutti i diffidati dai cartellini, perché insomma si sono fatti ammonire in tre contemporaneamente nella partita precedente, proprio perché erano tre diffidati, quindi insomma è stata una cosa abbastanza singolare, perché ha fatto il gol il Renate del 3-1 il Lecco del 3-1 nel turno infrasettimanale. Chi ha fatto il gol si è tolto la maglietta, se la sono tolta anche altri due che sono andati ad abbracciarlo, quindi l'arbitro non ha potuto fare altro da regolamento che ammonire tutti e tre insieme contemporaneamente. Quindi però è una manovra che è stata intelligente, perché Lecco almeno quei tre lì ce li ha tutti a disposizione domenica prossima e poi per eventuali playoff. Poi, non lo so, vediamo, qualcuno ci avranno magari di stanco, che magari lo vogliono far riposare in vista dei playoff. Cioè tutto sta a vedere se questi playoff interessano veramente con l'obiettivo di andare più avanti possibile, o se interessa più il terzo posto, che è comunque un piazzamento di primissimo livello in campionato, e magari i playoff vengono disputati con superficialità, ma con tranquillità. Dipende tutto da quello che la società Renate in questo caso ha come obiettivo. Intanto abbiamo rivisto le immagini dell'andata, il gol del vantaggio del Renate con Rada al Porta Elisa, il pareggio subito dopo al 17esimo, successe tutto nel primo quarto d'ora abbondante con il pareggio su rigore di Marcheggiani. Credo che possiamo sfumare queste immagini e leggiamo rapidamente altri messaggi. Ciao Giulio e Guido, un se ne pole più, sono Pietro della Gradinata e devo dire che nonostante l'annata difficile dobbiamo sostenere i ragazzi fino alla fine, perché la speranza è l'ultima a morire. Ecco, questo è un po' il messaggio che sta passando stasera. Al di là della serie che faremo, vorrei sapere che sarà del progetto stadio, visto che per il momento la conferenza dei servizi viene fatta solo per altri settori, cioè Forza Pantera. Senti, dello stadio magari, Pietro, ci ripromettiamo poi di parlarne, perché sicuramente questa non è l'ultima puntata, ora stasera non ce la facciamo, io mi auguro che questo progetto davvero vada avanti, perché l'abbiamo detto più di una volta.
Perché non fate mai vedere le immagini della vecchia e gloriosa Lucchese? Il nostro passato non possiamo dimenticarlo, non possiamo accettare di essere messi così male. Guardate le trasmissioni sportive del Pisa o della Fiorentina, quelle sono serie, possibile che non siate in grado di fare meglio? E beh, ci dispiace amico, almeno firmati così la prossima volta firmati così ti rispondo in modo più esteso. Se non ti firmi vado avanti. Se domenica non ci pensa lui, Giulio, dammi le per te tue percentuali, però mandano una foto, non credo, di entrare nei playout o di tornare tra i dilettanti in modo obiettivo. Andrea Curva Ovest, Giulio, ti chiede Andrea dalla Curva Ovest se gli dai le percentuali di andare playout o di retrocedere. 50 e 50, che però attenzione Andrea, non vuol dire 50 di salvarsi, perché poi i playout vanno giocati, certo. Ciao, sono Daniele, spero che la nostra Lucchese si salvi e dopo tre innesti, qui fa anche un nome, uno sicuramente Brega, lo ricordate? E l'altro Pera oppure Rajčević, quindi qui si parla di ritorni, ma adesso amici è presto, vediamo quello che succede domenica e poi speriamo eventualmente nelle altre due partite. Cominciare a parlare ora di mercato. Buonasera, sono Cristiano da Moriano, volevo farvi una domanda: secondo voi con Coletta tra i pali si poteva avere quei punti in più per arrivare almeno ai playout, visto che l'anno scorso è stato decisivo per il ritorno in Serie C? Ciao e sempre forza Luca. Allora Giulio, anche qui proprio con Coletta secondo te, beh, è difficile dirlo, non c'è la controprova? No, non c'è la controprova, però è ovvio che anche lì due o tre punti in più forse l'avresti avuti. Allora, una domanda al Castagnoli e al Casotti: per essere dei veri ciclisti bisogna avere fatto almeno una volta la Castiglione, San Pellegrino, forza Lucchese. Da qui ripartiamo, da qui ripartiamo, linea alla regia. :22:50, 10 minuti alla fine, adesso opinion leader, veramente dobbiamo correre. Intanto, per quanto mi riguarda, sulla Castiglione San Pellegrino, anche se la bicicletta ultimamente si sta parecchio lamentando, e non solo quella del sottoscritto, circa 25 anni fa, forse anche di più, ebbi modo, risponde al nostro amico, di farmi, abitavo ancora a Gorfigliano, un Gorfigliano, Pieve Fosciana, per chi conosce la zona, Chiozza, San Pellegrino. Poi ritorno mi prese anche l'acqua, ma si parla di un Casotti molto, molto più giovane e con qualche chilo in meno. Opinion leader, devi, tu che invece la bicicletta ancora la frequenti, devi andare a questo punto a fare il San Pellegrino, altrimenti non potrei più parlare, dire faccio qui, faccio là, io, hai capito? No, va bene, ok, dai. Ciao a entrambi, grazie di allietare le nostre serate. Ale del Centro Storico. Grazie a te Ale, questo è il complimento maggiore e più bello che ci potete fare. Tigo da Spianate, De Vito ha preso due ammonizioni, una a Novara e una contro Pontedera. De Vito ha fatto altro, magari una parola di troppo all'arbitro. Ecco, quindi qui io sinceramente su questo. Serenate gialla, Lucca gialla fuori dallo stadio, ci possiamo anche essere. Tigo da Spianate, Tigo, sai che in questo momento le situazioni sono particolari. Io un consiglio, indipendentemente dal fatto che ognuno ha le proprie idee su tutta questa vicenda delle chiusure, della pandemia, io e Giulio ne abbiamo parlato centinaia di volte, non fate sciocchezze, non fate stupidaggini, mi raccomando, quelle, no Giulio, vanno sempre sconsigliate. Allora, tutto gira intorno alle due sconfitte, questo però aveva mandato anche prima l'SMS, tutte le opinioni sono accettate, ma se sono coerenti, se prima dici che Lopez è l'uomo giusto al posto giusto e poi dici l'ho detto ma non lo pensavo, Lopez non l'avrei mai preso. C'è una critica per te, coerenza si firma, coerenza cuore rosso nero. Allora, vabbè, caro, però hai già spiegato, Giulio, no? Però vabbè, ci sono dei vocali, degli audio che ho girato a degli amici il giorno che è stato, diciamo, ufficializzato Lopez, dove dicevo chiaramente che saremmo finiti così. Allora, poi i motivi per cui magari pubblicamente uno ma non lo fa Giulio, Castagnoli. No, quello che voglio dire lo faccio anch'io, lo fanno tutti, ma non essere ipocriti. Ma evidentemente
uno non può poi sempre dire certe cose, no? Vabbè, Giulio. Cioè, se fossi venuto qui la settimana stessa che Lopez era stato annunciato e avessi detto, coerentemente con quello che pensavo, che Lopez non sarebbe stato l'allenatore giusto in quel momento lì, probabilmente avrei alimentato a ulteriori polemiche che già c'erano, perché comunque venivamo da un filotto non negativo di più. E quindi, onestamente, siccome facciamo un po' di informazione, umilmente ribadisco, perlomeno da parte mia, e quindi altrettanto umilmente non mi sento così, come ti posso dire, così importante da dover magari dire delle cose che possono sfasciare un ambiente. Quindi, ma poi Giulio, ma non è facile, cioè l'allenatore è arrivato, uno lo può anche pensare, non è facile, se poi questo ti vince 10 partite di fila, cioè voglio dire, non è, l'importante è crederci fino in fondo, se poi succede ripartiremo. Ma Curva Ovest fino a giugno continua, forse è una domanda. Un saluto Giulio e Guido, Lucchese Do. Beh, noi chiaramente giovedì prossimo saremo in onda, è logico. Poi adesso vediamo quello che succede domenica. È chiaro che insomma noi speriamo di andare avanti, l'avrete capito, almeno fino a fine maggio come minimo. Complimenti per la trasmissione, saluti da Ulla, Ulla, gli amici di Ulla. Casotti torna a tifare Castelnuovo, levati la cravatta rossa e torna a quella giallo-blu con Bomber, Micchi, Sera Salvi e casomai Cavalcante in fascia. Beh, l'ho detto prima, amico che credo mi scrivi da Castelnuovo o della Garfagnana, che quel Castelnuovo era una grande squadra ed Edoardo Micchi è stato per queste categorie un grande attaccante. Buonasera, domenica scorsa grande vittoria contro Lecco che ci ha consentito di restare in corsa per fare il play-out. Domenica bisogna andare a vincere a Meda contro Renate, dice sperare nei risultati delle altre. Federico, se si va ai play-out iniziano il 16 maggio e il primo spareggio salvezza si gioca a Porta Elisa con il pubblico e la seconda in trasferta. Allora Federico, io con il pubblico, non so che ne pensa Giulio, ci credo poco. So che dal 1 giugno, secondo il nuovo, chiamiamolo il nuovo decreto, sarà consentito, no Giulio? Sì. Quindi parliamo del 15 e del 22 maggio. Ti confermo la gara di andata, se ci si fa ad andare play-out al Porta Elisa, e ritorno, vediamo se a Sesto, se a Gorgonzola. Pubblico Giulio? Se ne parla a maggio, credo proprio. No, penso proprio di no, anche perché c'è diciamo, la possibilità del 20% della capienza, ma da giugno poi. Parlano di, forse per la finale Champions, di riuscire a portare almeno il 20% della capienza allo stadio, però insomma, tutte diciamo, in questo momento qui, supposizioni. Beh, oppure faccio una battuta, ci fanno andare a giocare in Russia, da quelle parti, no Giulio? Siamo realisti, o Renate ce la fa, vabbè, quello l'avevo letto, della migliore formazione di Renate, aggiunge questo nostro amico, è più facile, questa è una battuta ma anche simpatica, è più facile vedere Maurizio Costanzo in batteria sui 100 metri che vedere il nuovo stadio a Lucca. Allora mi auguro, caro amico, che è quello che scrisse anche del Materasso, non so se ti ricordi, e qui spetta naturalmente a chi di competenza che magari possano smentirti. Calcio italiano allo sfascio, qui ci danno il risultato della Roma, io non lo sapevo, mi dispiace, Manchester United 6, Roma 2. Poi Alberto da Viareggio che dice, vorrei ricordare, questo è per te Giulio, abbiamo ancora 4 minuti, vorrei ricordare al signor opinion leader che il valore su Transfer Market non indica il valore del budget della squadra, ma Giulio non ha detto questo, ha detto che il budget non lo conosce, quindi correggere che la Lucchese è la decima per budget, grazie, dare informazioni giuste. Alberto da Viareggio. Ma vabbè Giulio, dai, rispondi te, perché se no mi sembra sarebbe che... quando ascoltate state anche attenti, altrimenti... Sarebbe da fare una battutaccia, ma non la faccio, dai, della pace. No, Giulio, comunque... che c'entra? No, non hai detto quella cosa lì. Ho detto che non so quant'era il budget, posso solo dire che a differenza di quello che tanti sostengono, che la Lucchese non ha un valore di squadra così basso come potrebbe far pensare la classifica, ma addirittura è in decima posizione. Ma tra il valore... di squadra e il budget che la società aveva a disposizione non c'è correlazione, non so quanto è il budget.
Eri stato chiaro, dai, eri stato chiaro. Lo so, però... vabbè, ma insomma, è così. Allora, buonasera, sono Piero da Lammari, mi fa rabbia vedere la Lucchese, che con una vittoria sul Lecco siamo ancora in gioco. Pensiamo, dice Piero, se fossero arrivate due o tre vittorie dopo Novara, cosa sarebbe successo? Beh, incrociamo le dita e speriamo, ne leggo altri al volo. La vittoria è arrivata sul calcio di rigore, ma l'importante era vincere, dobbiamo assolutamente vincere, sperare nei risultati degli altri, vabbè, poi ora non faccio in tempo a leggerli tutti. Buonasera, da non credere quello che è accaduto, sembravate ormai spacciati, ma più per altro, vabbè, questo era Massimo da Pisa. C'è chi manda i messaggi sia su WhatsApp che su MS. Quando l'opinion leader aveva detto l'altra settimana che eravamo spacciati, ho iniziato a sperarci, ma stasera dice che ci sono timide speranze e sono preoccupato e mi tocco, non te la prendere Giulio, ma no, ma questo non è vero, dai, continua a dire che non ci sono speranze, per favore. Dario D'Auzzano è un po' così, dai, Dario D'Auzzano è quello che vuole essere annesso, poi appunto, guarda che il governatore Burlamacchi, Dario, Alice, non ti annette più, duri, eh. Se duri a sfracassarmi, non ti annetto più a Lucca, eh? Oh, parliamoci chiaro, hai poche possibilità di essere annesso a Lucca, non te giocare così in maniera squallida, no? Allora, ci danno questa informazione, perché sinceramente, no, comunque il 19 maggio per la finale di Coppa Italia, penso si riferiscano a Juventus-Atalanta, no? Fanno entrare il pubblico, lo hanno deciso oggi, senti amico che non ti firmi, qui chiudo, a parte, vabbè, lui dice decimo, ancora Alberto da Viareggio, poi Alberto ci risentiamo giovedì, seguici e chiama e mandaci il messaggio. Lui dice decimo come valore di squadra, secondo me la classifica rispetta il valore, vabbè dai, ci torniamo. No, io volevo soltanto dire, ora questa notizia che il 19 maggio fanno entrare il pubblico, il decreto parlava del 1 giugno, mi liscio la barba anche se non ce l'ho, mi liscio la barba anche se non ce l'ho. Opinion leader, ci eravamo promessi che di certe cose non ne dovevamo più parlare, siamo bravi perché effettivamente non ne stiamo più parlando, però quando vedo certe cose, te lo ricordi il grande Lando Buzzanca, grande attore che è sempre vivo, quando interpretava, mentre adesso stiamo per chiudere con le partite di domenica, quando interpretava quel personaggio con la grandissima Delia Scala il sabato sera, che a un certo punto diceva, lui lo diceva in modo un po' strano, mi viene da ridere, a me certe volte mi viene da piangere, non da ridere. Vabbè, opinion leader, leggiamo le partite di domenica, ore 17:30, sembra di dare l'appuntamento, no vabbè dai, vediamo che succede ragazzi. Alessandria Propatria, Carrarese Provercelli, Gian Erminio Pistoiese, Grosseto Olbia, Lecco Albino Leffe, Livorno Prosesto, Novara Como, Piacenza Juventus B, Pontedera Pergolettese e, udite udite, Stadio Città di Meda, Renate Lucchese. Questo campo, con la Lucchese che deve vincere, e se al 90esimo, 95esimo avrà vinto, capiremo dai risultati anche di Gorgonzola, Giana Pistoiese e del Picchi Livorno Prosesto se la Lucchese va ai play-out oppure, ahimè, è retrocessa in Serie D. Stavolta sì, incrociamo le dita più che mai, altro non possiamo dire se non ringraziarvi davvero tutti. Giulio? Sì, è chiaro che il tifoso mi ha scicchettato perché la settimana scorsa ero poco così ottimista e questa volta sono un po' più ottimista, ma chiaramente anch'io come tutti vado dietro ai risultati, no? Come è normale che sia, quindi giochiamoci questa chance, giochiamocela con la serenità e la tranquillità, perché altrimenti troppa pressione potrebbe essere dannosa, tanto o la volla spacca, quindi c'è poco da commentare, poco da dire. Dalla settimana prossima sapremo qualcosa di più, se dovremo ancora disputare play-out, fortunatamente li possiamo disputare, se altrimenti saremo già retrocessi, cominceremo a pensare alla prossima stagione. Tutto qua. Va bene, grazie Giulio di essere intervenuto, di essere stato con noi come sempre. Ci rivediamo la prossima settimana. Ringrazio anche Marco Cervelli, grazie davvero di nuovo a tutti voi, siete stati tantissimi, anche stasera non vi ho letto tutti, vi aspetto giovedì prossimo, speriamo di essere puntuali, cercheremo di essere puntuali, vi prometto, alle 21 per andare ancora a narrare le vicende della nostra Lucchese. Buonanotte.
Grazie.